Ente morale dal 1950, l'associazione Radio Amatori Italiani raggruppa più di 15.000 persone. È venuto a trovarci il vicepresidente nazionale dell'ARI, Pino Zamboli. Ben arrivato, un viaggio lungo perché poi lei è sempre impegnato, lei è il vicepresidente nazionale, quindi comunque deve girare tutta l'Italia. Un'associazione storica dal 1950, ARI, prima, quindi nell'immediato dopoguerra, un'associazione libera possiamo dirlo perché prima era... È nata un poco prima, nel 1927. Con Marconi che gli diede un altro nome. Il primo presidente onorario della nostra associazione. Anche se poi la radio, ovviamente, come tutti sappiamo, è un fatto storico, è diventata radio di regime, no? Certo. Si chiamò anche URI per un periodo. E, tante le attività dei radioamatori italiani, sempre sulla notizia, anche una rivista che vi appartiene, ne parleremo tra pochissimo. Ma partiamo dalle basi, chi sono i radioamatori? Sono solamente degli appassionati, sono delle persone normalissime, per lo più autodidatte, che... si appassionano al mondo della radio facendo esperimenti, collegamenti radio in tutto il mondo, con radioamatori che sono dislocati praticamente in tutto il mondo. Oggi con l'avvento dei telefonini, di internet, nelle chat, insomma, può sembrare anche una cosa un poco arcaica, ma tanti anni fa questi benedetti radioamatori erano persone molto importanti, nel senso che riuscivano a fare delle cose che normalmente non si facevano. Lo stesso fatto di collegare tutto il mondo e avere la possibilità di superare qualunque tipo di barriera era una cosa molto importante, questa qui, cosa che poi la storia ha dato ragione a questi contatti umani che ci sono stati. Ecco, come riusciamo a far capire ai giovani da casa che non stiamo parlando di una cosa anacronistica, vicepresidente? Assolutamente no, è una cosa molto attuale. Infatti è difficile oggi far capire la valenza e la validità del mezzo radio ai giovani. Io sono un insegnante, quindi vivo nella scuola, sono vissuto nella scuola e mi rendo conto del passaggio generazionale dei giovani, i quali sono un poco molto refrattari ad avvicinarsi sotto certi aspetti alla radio. Però devo dire che qualcuno mi ha dato delle risposte importanti quando abbiamo fatto delle manifestazioni, quando abbiamo fatto degli eventi molto belli. E sono cioè che, dei progetti legati sì, alle scuole. Sì, e cioè la chat fredda è assolutamente all'incontrario di un contatto umano attraverso l'onda radio che ci fa sentire una voce, ci fa sentire l'effetto della propagazione, ci fa viaggiare con la fantasia. Non a caso la radio è una finestra aperta sul mondo. Sono d'accordo. Ma chi di noi da piccolino non l'ha fatto? Ci si metteva in contatto, eh? Ci si inventava il nome in codice. Certo, e i famosi walkie-talkie, cioè le radioline, il primo regalo che vogliono i bambini, vogliono i ragazzini, è quello della radiolina da far sentire da lontano, cioè riuscire a sentirsi, a fare una comunicazione. E beh, una reminiscenza storica, scolastica, i coppetti di gelato con la funicella. I vasetti di yogurt. Quante certo, volte certo. Noi abbiamo l'esempio di portare la voce lontano. È stato sempre questo un esempio, un interesse da parte dei giovani. A proposito di reminiscenze, mi aiuti a ricordare, c'era uno strumento, forse anche Federica Riccio, il baracchino, eccolo qua, non me lo ricordavo, il baracchino. Allora, diamo a Cerchè di Cesare, il baracchino non è altro che un piccolo ricetrasmettitore, volgarmente chiamato baracchino, è stato introdotto sul mercato italiano dagli americani. Lavora questo apparecchio, trasmette un ricetrasmettitore piccolino che trasmette sulla frequenza di 27 MHz, che è una... È questo vero, vicepresidente, questo che stiamo vedendo? Questo è un po' più moderno. Quello che lei sta vedendo adesso è un moderno ricetrasmettitore con un amplificatore di potenza. E il baracchino è questa scatolina parlante che qualche anno era fa... Era una scatolona. Piccolina e scatolona anche. Ma mediamente era una piccola scatolina, 23 canali, che poi si allargavano e che dava la possibilità ad allacciare collegamenti nell'ambito cittadino. Perciò
CB viene da Citizen Band, cioè banda cittadina, che era la frequenza usata dai vigili americani. Poi quando passarono su frequenze superiori, queste apparecchiature furono dismesse e quindi date al mercato libero. Ecco, ma cosa fanno i radioamatori? Radioamatori indiscutibilmente non disturbano la televisione, perché la prima cosa che viene ad essere stigmatizzata quando si parla di amatori, vedono le antenne, vedono questi grossi mastodontici impianti e si dice disturbano la televisione. Sfatiamo questo concetto, assolutamente no. Cosa fanno i radioamatori? I radioamatori sperimentano attraverso l'apparecchio radio la propagazione, i sistemi di trasmissione, allacciano contatti, conoscono la geografia a menadito, quindi l'ebbrezza di collegare un'altra stazione che sta agli antipodi o comunque altre lingue, altre religioni, altre cose, lo scambio di cartoline fra di noi in maniera assolutamente gratuita attraverso la nostra associazione e poi i meeting, cioè gli incontri, i contatti e anche le gare. State vedendo adesso un impianto molto grande della sezione di Pompei, cioè si va su un cocuzzolo di montagna, si va su una cima e si stabiliscono dei collegamenti in un lasso di tempo ristretto, il più lontano possibile e con più stazioni possibili. Questo è anche un altro aspetto, per non parlare poi dell'aspetto proprio più importante della radio, l'emergenza, cioè le comunicazioni alternative. E qui poi emergenza e quindi informazione. E qui faremo poi una specifica molto... Un inciso. Io nel frattempo, mi scusi, ma... Scuola 1, Passarinia, a Riccio di Mare, Bombolina. Bombolina riceve. Pompei è proprio una delle sezioni più attive dell'Associazione Radioamatori Italiani. Lo scorso mese infatti si è tenuta l'undicesima mostra mercato dei radioamatori e dell'elettronica. Presidente, Vicepresidente, le ripasso la parola. Il ruolo dei radioamatori all'interno della protezione civile. Sì, allora, il radioamatore nasce come operatore radio, cioè come quella persona che praticamente... contatta, trasmette a distanza delle informazioni. Dicevo prima, quando non c'erano i telefonini, quando non c'era internet, quando non c'erano i satelliti, l'unico modo per ascoltare, per mandare messaggi dall'Africa all'Europa, negli sterminate lande russe, c'erano i radioamatori, anzi erano i pionieri, ovvero le case dei pionieri, gli scout, che garantivano questi collegamenti. Ma la cosa più bella è che i radioamatori, per statuto, per loro DNA, si mettono a disposizione in maniera autonoma durante l'emergenza. Ecco che nasce l'ARI RE, cioè l'Associazione Radioamatori Italiani, della quale io sono il vicepresidente nazionale, ha un supporto all'interno dell'associazione che si chiama ARI RE, cioè Radio Comunicazioni di Emergenza. Che significa questo? Premetto che durante un evento calamitoso, che possa essere un terremoto, possa essere un'inondazione, possa essere qualunque tipo di evento, la prima cosa che viene ad essere interrotta, che si interrompe, sono le comunicazioni. Infatti, noi facciamo, scherzando, diciamo, provate a fare gli auguri a mezzanotte del 31 dicembre. No, non se ne parla proprio. Perché? Perché le capacità delle celle di comunicazione... Mi avvio una ventina di secondi prima. Sì, allora permette questo, c'è questo particolare, cioè l'intasamento rompe questo. Non trascurando poi lo stesso fatto della corrente elettrica, che è una delle cause principali di alimentazione. Bene, nel momento in cui succede una calamità, i radioamatori partono in maniera autonoma con una loro struttura assolutamente programmata, testata con esperimenti e simulazioni fatte in tempi non sospetti, dico io, e garantiscono nelle prime 24-36 ore le comunicazioni di emergenza. Convinciamoci di una cosa: non possiamo garantire la salvaguardia delle persone se non conosciamo l'entità dei danni, la qualità, la quantità del danno. E solo grazie alla comunicazione alternativa noi riusciamo a fare questo.
garantiamo nelle prime 24 ore, nelle prime 36 ore, le comunicazioni di emergenza. Attraverso che cosa? Attraverso una catena di stazioni automatiche, di ripetitori automatici gestiti dalla nostra associazione, gestiti dalle sezioni della nostra associazione, che danno quindi l'esatta visione dell'accaduto. E grazie a questo noi riusciamo a dirigere i soccorsi. Se non avessimo queste conoscenze, se non avessimo queste informazioni, anche visive, attenzione, abbiamo anche la possibilità di trasmettere immagini, cioè un operatore radioamatore va sul posto dell'accaduto. No, in diretta. Noi mandiamo attraverso ripetitori in ATV, cioè Amateur Television, in tempo reale, immagini reali, quindi non frammentate, le mandiamo attraverso i nostri ripetitori ai COM o agli altri organismi preposti all'emergenza. Quindi lei provi ad immaginare che significa dare l'immediatezza di questa informazione, che se la diamo attraverso le parole può subire delle trasformazioni in rapporto all'operatore che trasla l'informazione. Ma se diamo delle immagini, noi diamo la realtà immediata. Vicepresidente, lei è stato illuminante, sicuramente il vostro è un gran lavoro, lo ripetiamo, raccontato anche sulla vostra radiorivista, qui sì. Davanti a me un numero di gennaio, tra l'altro un reportage proprio del vicepresidente che ha compiuto un viaggio nell'est proprio per sviluppare una rete anche con l'estero. Quindi tantissimi complimenti, leggete anche questo numero, sicuramente potrete approfondire la realtà dei radioamatori italiani. Grazie al vicepresidente Pino Zamboli per essere stato con noi, vicepresidente, lo ricordiamo ancora una volta, nazionale dell'Associazione Radio Amatori Italiani. Adesso Francesco Palantoni, suo fidanzato, però iniziate a prenotarvi 081 41 0077, perché tra pochissimo iniziamo a giocare, vero? Sì.